Tutta la comunità di Masi di Cavalese e frazione del comune di Cavalese vi accoglie questa sera in questa ridente località per offrirvi il frutto del lavoro di tante giornate, di tante serate che hanno coinvolto tutte le associazioni masadine, i ragazzi delle scuole, l'intera comunità di questa frazione. Consci di aver dato il loro massimo impegno, vi salutano e vi accolgono con piacere per questa serata straordinaria dedicata alla Gran Fondo di Fimme e Fassa. Tra poco assisterete all'arrivo della sfilata a cui partecipa praticamente al completo la gloriosa Unione Sportiva Cermis di Masi di Cavalese, che ha festeggiato lo scorso anno i 50 anni di attività. Saranno accompagnati dalle note della banda sociale di Cavalese e le loro fiaccole, le loro bandiere sanciranno l'apertura ufficiale di questo momento. So welcome, ladies and gentlemen, everybody to Masi di Cavalese for this opening of the 35th edition of the Marcia Longa of Fiemme and Fassa. This year is the small village Masi di Cavalese which organizes this opening. We will see as the beginning of this wonderful evening together a parade, a torch-like procession. In this procession you will see different members of the coming from the different societies of Masi di Cavalese. You will see members of the sport association, then you will see the members of the Wind Orchestra of Cavalese, and then all the flags of the different countries. Presenti ovviamente a questa serata le massime autorità per quanto riguarda l'organizzazione della Marcia Longa e ovviamente le massime autorità civili e militari. Salutiamo il sindaco di Cavalese Walter Cappelletto, il presidente della giunta provinciale di Trento Lorenzo Dell'Ai, l'assessore Mellarini, lo scario della magnifica comunità Raffaele Zancanella e tanti tantissimi rappresentanti delle autorità appunto civili e militari che sono con noi questa sera e lo saranno per questo intero weekend dedicato alla Marcia Longa. Come annunciato durante questa cerimonia, prima dei discorsi delle autorità, assisterete a una rappresentazione che vuole ricordare le gesta dei quattro fondatori della Marcia Longa. A loro ovviamente è dedicata questa serata, in particolare consentiteci un ricordo ai due fondatori che non sono più con noi, ovvero Nele Zorzi e Giulio Giovannini, che da lassù comunque sicuramente ci staranno seguendo con il consueto affetto con cui hanno sempre vissuto la Marcia Longa. Quindi un applauso per salutare l'ingresso della sfilata, l'inizio ufficiale di questa cerimonia d'apertura della Marcia Longa numero 35. And now a big welcome for the members of the Wind Orchestra of Cavalese. On the carriage you will see, among the people on the carriage you will see the president of the Marcia Longa, Fredo Weiss, and then Giorgio Vanzetta and Cristina Palazzelli, two champions of the cross country coming from Val di Fiemme, and then two of the four promoters of Marcia Longa, Roberto Moggio and Mario Cristofolini. Qui dunque le bandiere di tutte le nazioni partecipanti alla Marcia Longa, in sfilata con i colori dell'Unione Sportiva Cermis di Masi di Cavalese e ovviamente con noi sul palco anche la madrina della Marcia Longa, la soreghina Barbara Banzo. And now you see the parade of all the flags representing the countries who will take part in the Marcia Longa tomorrow. Here with us on the stage we have also Barbara Vanzo, which is the soreghina. It means it is a girl who will give the garland, the laurel garland, to the winner of Marcia Longa tomorrow. Come vedete lo scenario di questa cerimonia vuole
vuole ricordare lo straordinario momento in cui si sono unite per la marcia longa appunto le forze delle valli di Fiemme e di Fassa, e quindi vedete riproposti i campanili di tutti i comuni di Fiemme e di Fassa attraversati dalla Gran Fondo. Sul palco intanto ci hanno raggiunto Roberto Moggio, Mario Cristofolini e i due fiemmesi vincitori della marcia longa di Fiemme Fassa, Cristina Paluselli e Giorgio Vanzetta. Quindi un altro applauso per questi protagonisti della storia della marcia longa di Fiemme Fassa. E adesso spazio alla World Harmony Run. Bene, un saluto a tutti quanti dalla World Harmony Run. Ci presentiamo, siamo un gruppo di corridori che vengono un po' da tutta Europa e volevamo anche noi dare il benvenuto e un grazie alla Marcia Longa e a tutti i suoi atleti che domani correranno. La World Harmony Run è questa fiaccola che è partita dalle Nazioni Unite di New York e attraverserà tutta l'Europa, attraversando circa 70 nazioni, per un totale di 75.000 chilometri. Tutti i giorni correranno questi atleti che vedete qua, più altre persone che lungo il percorso si accompagneranno alla World Harmony. Questa fiaccola quindi avrà modo di dare a tutti quanti e tutte quante. Quando quattro grandi amici appassionati dello sci di fondo, Nele Zorzi di Ziano di Fiemme, Mario Cristofolini, Giulio Giovannini e Roberto Moggio decisero di partecipare alla madre di tutte le gare di Gran Fondo, la Vasaloppet, che si corre in Svezia la prima domenica di marzo. Una gara di fondo lunga ben 90 km che si snoda tra le azzurre e rosate distese di neve fino ad arrivare nel centro della magnifica cittadina di Mora, al cospetto della maestosa statua del re Vasa, che la leggenda vuole sia stato il primo a compiere questo percorso. Purtroppo, per problemi di salute, poco prima della partenza Roberto Moggio dovette rinunciare alla trasferta svedese e così partirono in tre. Volgiamo dunque lo sguardo verso la parte più lontana del campo sportivo per salutare i nostri tre amici. Che bei posti che ne è qua, sperando di riuscire a finire sta Vasaloppet, che te dici Giulio? Aspetto che la fin, stavolta che sia, la è lunga su 90 km. Ma adesso di scherzare Giulio, meglio così. Alle 3 del mattino i tre valigiani trentini, ospitati presso l'albergo di Mora, salgono sull'autobus che li porta alla partenza di Salen. E un po' assonnati e esorditi dagli eventi, iniziano quella che sarà per loro una giornata indimenticabile. Dopo il colpo di cannone, in mezzo a 9.800 partecipanti, partono animati da una gran voglia di arrivare fino in fondo. Ecco, siamo arrivati finalmente. Avevi visto che l'avevamo fatta? La è stata dura, ma che l'avevamo fatta. A te Mario. No, verrei a pensare di fargliela. Invece sei qui, siamo arrivati fino in fondo. Ah, Nele, ti vedo contento. Ah, che soddisfazione. Sono per stai bravi, ma la che è voluta tutta. Senti, amici. Mi diria che adesso in albergo, prima ne fai una bella doccia e dopo vediamo. Dai, vieni che ne. Sì, dai, dai che sono l'albergo Mora a pausar. Dai che mi trio Mario, dai. Arrivo, un pochettino stracco, ma sono contento, eh. E così, stanchi ma entusiasti, congratulandosi tra loro, rientrano all'albergo Mora. E già lì, appena finita quella grande fatica, nelle loro menti si fa strada un'idea, che matura pian piano e poi prende sempre più forza. La convinzione che, forse un domani, una gara simile a quella che avevano appena concluso,